ringrazio l'intervento del professor dell'avvocato Pengina, e a cui passo subito la parola. Bene, grazie a chi è resistito. Allora, prima di immergermi e di dirvi qualche cosa su tecnologia e pandemia e darvi qualche chiave di lettura del Green Pass, dell'app Immuni, insomma di tutti questi marchingegni elettronici che sono stati pensati durante la pandemia, farò una premessa. Certo, prima, mentre la professoressa parlava di biotecnologia, mi è venuto in mente una splendida sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che riguardo al cellulare, il problema era problema legato alla possibilità dei poliziotti di entrare nel cellulare delle persone che arrestavano. E la Corte Suprema degli Stati Uniti, che ogni tanto fa delle sentenze straordinarie, a un certo punto scrive: se un marziano finisse sulla Terra, riterrebbe lo smartphone una parte anatomica essenziale del corpo umano. E questo lo scrive la Corte Suprema degli Stati Uniti, sancendo che un poliziotto non ha il diritto di aprire il cellulare di un arrestato, non di un cittadino, cioè di una persona colta in flagranza di reato. Tutela che noi in Europa ci sogniamo, pur essendo la bandiera della tutela dei dati personali. Allora, però, prima di parlare della pandemia, io devo, come dire, raccontarvi due cose che avrete già sentito 700 volte, ma sono importanti. Io faccio l'avvocato e faccio l'avvocato occupandomi, l'avvocato è per giunta penalista e mi occupo tendenzialmente di reati informatici, reati legati alle nuove tecnologie. Sono stato difensore di Google in una famosa causa milanese che era Google Vivi Down su un video di YouTube in cui erano stati condannati per la prima volta gli alti vertici di Google per diffusione di questo video su YouTube. Mi occupo quindi di questo genere di questioni e faccio parte di questo centro di ricerca che è il Nexus Center for Internet Society, che studia gli effetti di Internet e delle nuove tecnologie sulla società sotto un profilo di crossover, cioè unendo competenze giuridiche a quelle che sono le competenze digitali. Questo perché a un certo punto noi avvocati abbiamo avuto tutta una serie di grossi problemi a capire come questa cosa impattava sui diritti e banalmente anche solo sulle prove. Dico questo perché recentissimamente, riflettendo, lavorando per un articolo sulla fallacia della memoria, mi sono reso conto che io credo che siano 2 anni che non controinterrogo più in aula un testimone fisico. Un vecchio poliziotto, come avveniva negli anni 90, in cui tu cercavi di creargli dei provvidenziali vuoti di memoria per salvare la pelle del cliente. Allora ho chiesto un po' in giro ai miei colleghi dicendo: ma voi avete più fatto dei controinterrogatori? E altri dicevano: no, in effetti no, perché le prove sono ormai diverse. Cioè non c'è più quella che era la prova principe per ricostruire i fatti fino, vi direi, metà del Novecento, che era la testimonianza, che infatti nel codice di procedura penale è una delle prove più regolamentate proprio perché ben coscienti della sua fallacia. La usiamo più pochissimo perché se il vecchio pedinamento, il vecchio poliziotto che seguiva, oggi è fatto col GPS. Di più, il GPS ce l'abbiamo già belle che è infilato nella tasca col nostro cellulare. E se accediamo ai metadati, nell'ipotesi che potessimo accedere ai nostri metadati delle comunicazioni, noi riusciamo a sapere esattamente dove eravamo il 26 marzo del 2016, cioè fino a 6 anni addietro riusciamo a sapere con una distanza di 1 metro, ognuno di noi, perché non è necessario avere il GPS attaccato, basta che si sia collegati a una cella, e siccome ognuno ha un cellulare, avete capito che sto andando verso la sorveglianza di massa per raccontarvi quello che è, però non è una sorveglianza di massa in cui c'è un grande fratello, perché noi stessi abbiamo delegato parte della nostra memoria. Questa cosa mi ha colpito, questa cosa dei testimoni, cioè la nostra memoria effettivamente è in queste robe qua. Cioè se io
Io non so voi, ma io non so il numero di telefono di mia figlia. Non lo so, non lo so più. Essendo vecchio, so il numero di telefono fisso di casa mia, che non uso più. Ma i giovani il numero di telefono non lo sanno più. Noi la memoria non la usiamo più. È delegata ai dispositivi, ok? Ed è delegata ai dispositivi, e questa cosa non è una cosa di oggi, è una cosa che si è capita molto tempo addietro. L'hanno capita molto bene gli americani, un po' meno gli europei, e tant'è che la massa di dati che noi costantemente immettiamo in rete, volenti e coscienti quando frequentiamo i social, quello lo scegliamo noi e va benissimo. Più o meno coscienti, ma magari non volenti, ogni app che scarichiamo ci chiede, io mi chiedevo, ogni tanto chiedo quando faccio questi interventi, dico, ma se io vado dal signore e dico, scusa, mi dai il numero di telefono di tua figlia? Questo mi guarda e mi dice, scusa, perché? La finalità del dato, no? Tu mi stai chiedendo un dato e dice, perché lo vuoi? Ora, non so voi, ma il 90% delle app che scaricate vi chiede l'autorizzazione alla rubrica, perché la rubrica è un dato fondamentale, perché io dalla rubrica ho la rete, ho il grafo sociale della persona, cioè so le persone che frequenta e riesco a sapere, se poi accedo anche al telefono, infatti ti chiedono sempre l'autorizzazione anche al telefono, non perché facciano le telefonate al posto tuo, ma perché vedono la cronologia delle tue telefonate. Nella cronologia delle tue telefonate ci sono le relazioni sociali. Ok, allora la ricostruzione dei dati che è possibile fare sulla base, semplicemente, lasciamo stare la carta di credito, lasciamo stare il Satispay, lasciamo stare i sistemi a circuito chiuso, CCTV, lasciamo stare... Viviamo, dobbiamo prenderne atto, in un mondo come se fossimo immersi in una sorta di liquido magmatico che mantiene costanti tracce in sé prese del tutto insignificanti, tant'è che normalmente quando racconti queste cose tutto sommato la gente dice, vabbè, ma chi se ne frega, perché in effetti non è tanto importante che in questo momento si sappia che queste 10 persone qua presenti sono qui agganciate a quella cella lì, a quella data ora, e che ci... a chi può importare questa cosa qua? Beh, adesso sono passati 30 anni da quando il web si è infilato nelle nostre vite, e la pandemia ha dato un'accelerazione spaventosa a quella che era la vita online, no? Una volta, io non so voi, ma fino a qualche anno fa io mi accorgevo quando andavo in rete, andavo online. Io oggi non so più se sono online o offline. Mi accorgo quando non c'è la rete, esattamente come la luce elettrica. Io non me ne accorgo, ma quando mi manca dico, cazzo, non posso più far niente. E così è oggi, tant'è che quella crasi on life che ha creato Luciano Florio, il filosofo del diritto di Oxford, che su questi temi ha molto ragionato e che anche... è stato uno dei garanti del centro Nexa e che ha scritto quel bel libro che è La Quarta Rivoluzione, che vi consiglio di leggere se vi piacciono questi temi, giusto per capire. Non voglio farla tanto lunga, però in questi 20 anni abbiamo capito che grandi moli di dati e grande capacità di calcolo e quindi algoritmi evoluti, poi possiamo chiamarla intelligenza artificiale, chiamatela come volete, chiamiamola algoritmi evoluti, sono un potere che è diventato un potere, forse il potere, con la I maiuscola. Questa cosa non è un fatto casuale, vi do solo questo dato. Scrissi un pezzo qualche anno fa perché rimasi colpito da un articolo apparso su Foreign Affair di, credo, 1974-75, in cui Schulz, che era allora segretario di Stato di Donald Reagan, scriveva delle parole chiarissime dicendo, noi liberando il potere delle imprese con la Reaganomic, no? Cioè il liberismo lanciato sulla tecnologia, cioè con la tecnologia di internet, guardate, non esisteva il web, c'era internet, noi avremo un potere con cui dovranno confrontarsi tutti i poteri statuali della Terra, e ci aveva ragione. Noi oggi siamo di fronte a nuove forme di potere, che sono le forme di potere, possiamo chiamarle dei social network, delle big tech, che hanno un potere che nella pandemia si è rivelato
pazzesco. Vi racconto velocemente la vicenda di Muni. Voi sapete tutti che c'è stato un momento in cui sembrava che tutti dovessimo scaricarci questa santa app di Muni. Questa santa app di Muni doveva servire alle famose 3T, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità a inizio pandemia disse: per le pandemie bisogna fare tre cose, bisogna testare, bisogna curare, treat, test, treat and trace, e tracciare la pandemia. Ora, siccome la pandemia è stata una delle emergenze, prima c'era stato l'11 settembre, il terrorismo, cioè di emergenze il potere ne crea, la pandemia era perfetta perché intanto era un'emergenza vera e non era un'emergenza percepita, no? Come invece molte altre emergenze. Gli immigrati sono un'emergenza percepita, non è un'emergenza reale. Il terrorismo per buona parte degli stati europei è un'emergenza percepita, per altri subita, però la pandemia era un'emergenza vera ed era perfetta e richiedeva un tracciamento, e gli stati iniziano a dire: beh, cosa facciamo? Utilizziamo la tecnologia digitale. Di fatto, se loro avessero avuto accesso banalmente a quelli che erano i dati detenuti e dalle big tech americane e dai fornitori banalmente di connessioni elettroniche, avrebbero potuto evitarsi, come di fatto potrebbero evitarsi. Grazie a Dio è dagli anni Ottanta che i legislatori più accorti dicono: occhio però, perché guardate che quei dati personali trattati in quel modo, con quella massa e con quella capacità di calcolo, sono un rischio per i diritti fondamentali. Questa roba non è così chiara alla gente, cioè io mi rendo conto che quando tu dici il trattamento, la protezione dei dati personali è un problema di diritti fondamentali, sì, ma quali? Allora, come un po' ce ne stiamo rendendo conto, il fatto che noi non siamo più tanto liberi di dire quello che ci pare perché ci volano addosso sui social o perché inizia a essere un problema, perché noi rimaniamo agganciati alle stupidaggini che tutti diciamo e che sono permanenti, perché quella sorta di magma in cui viviamo e che mantiene questi insignificanti dati è purtroppo irreversibile, viene recuperata poi a distanza di tempo, mecciata e estratta, e può generare un'immagine di noi che magari non coincide con quello che è, e questo genera tutta una serie di conseguenze, vedremo quali. Certo è, tornando ai Muni, che con il centro Nexa ci ponemmo, e altri centri, il centro Nexa è legato a 80 centri di ricerca, di cui l'Harvard, il Berkham Center di Harvard è poi il capofila, si decise di prendere una posizione. In quel momento, tra l'altro, tutta Europa stava lavorando su un'applicazione per questi tracciamenti. Il punto qual era? Era che gli stati tendevano ad avere più dati possibili e quindi, attraverso il sistema del Bluetooth, avere un sistema di geolocalizzazione dei contatti stretti che i dispositivi potevano rilevare. Una massa di dati di quel genere era una sorveglianza di massa spaventosa, perché io avevo a questo punto in capo allo Stato il grafo sociale delle relazioni, dei movimenti di un'intera popolazione, il che poteva essere magnifico per arginare, probabilmente non sarebbe funzionato lo stesso, una pandemia, ma certamente c'era un rischio davvero di una società distopica inserendo una cosa di questo genere. Iniziò una discussione pazzesca, che sapete perché finì quella discussione. Perché a un certo punto le big tech, cioè la Apple e Google, dissero: però ragazzi, tanto i nostri cellulari, se volete fare una roba di questo genere, sono disponibili solo a determinate condizioni, e crearono un'applicazione, un'API, una application protocol interface, cioè un'apertura nei loro sistemi operativi, che limitava, escludeva intanto che si potesse verificare la geolocalizzazione, cioè dove i contatti tra positivi erano avvenuti, e creava un sistema piuttosto complicato che non sto a spiegarvi, anonimo, per cui quella app di contact tracing era semplicemente una app di alert, cioè ti diceva semplicemente che
nelle ultime 14 giorni tu avevi avuto un contatto con un possibile positivo, ma nessuno poteva sapere chi era il positivo né dove quel contatto fosse avuto. Questa scelta, che era la scelta che aveva già individuato il Centro Nexa e altri, facemmo una lettera aperta al governo che fu firmata da 200 e più ingegneri e professori universitari, questa scelta di garanzia di protezione dei dati in realtà fu imposta agli stati da due aziende private americane della Silicon Valley. La Francia tentò di opporsi, i francesi sono sempre un po', e decise che la sua applicazione di contact tracing aveva anche la geolocalizzazione, ma non funzionava perché Apple e Google gli bloccarono col sistema Android il fatto che, e quindi anche lei ritornò indietro. Questa cosa qua, beh, fa un po' pensare, cioè fa pensare, e fa pensare a quell'articolo del 74 di Schulz che diceva gli stati dovranno confrontarsi con un potere sconosciuto, che è quello. Pensate, e qui potremmo aprire poi tutto un mondo, a tutto il mondo della libertà di espressione dei social, tutto il problema della disinformazione dell'informazione, perché il potere delle big tech è dato ovviamente da quello che dicevo prima, cioè grandi moli di date, grande capacità di calcolo, grande capacità di profilazione sfruttata a fini commerciali. È chiaro che io posso vendere un paio di scarpe o posso vendere un'idea, posso vendere una, posso manipolare quella comunicazione, che è la polemica grossa che noi abbiamo oggi sul mondo dei social, sulla libertà di espressione, sulle regole, i termini di servizio che di fatto rendono queste piazze virtuali a cavallo tra ma sono privati, fanno quello che vogliono, ma sono pubblica piazza, tu mi stai censurando. Non voglio affrontare quel problema, se non per segnalare che noi abbiamo una diversa collocazione del potere oggi e gli stati si sono accorti un po' tardi rispetto, cioè quando si sono trovati che il vero potere, quello che chiamano il petrolio del terzo millennio, che sono poi i dati, lo avevano le compagnie private, prevalentemente americane. Adesso sta crescendo un po' la Cina, che aveva fatto però una scelta diversa, più prudenziale, avendo 1,5 miliardi di abitanti aveva fatto che chiudersi e si era fatta, ma là il problema era diverso, nel senso che là la fusione tra potere statuale e potere commerciale era già, come dire, nel DNA. Qui no, qui stiamo vivendo adesso, in questi giorni, il fatto che gli stati iniziano a soffrire del fatto che tutti questi dati li hanno gli americani. Allora, gli americani sono amici in questo momento, lo erano anche i russi fino a qualche tempo fa. Adesso avete notato la vicenda di Kaspersky e io ogni tanto penso, ma pensa al giorno che rompiamo con gli americani, avendo rotto con i russi disinstalliamo l'antivirus Kaspersky, che devo dirvi, occupandomi di cyber security, ho sempre trovato una follia che enti statuali avessero come antivirus, che è uno dei programmi più invasivi, un programma russo. Ma questo va bene. Pensate se rompessimo con gli Stati Uniti, cosa facciamo? Dobbiamo buttare via tutti i cellulari, perché sono il 90% sono Android e il 10% sono Apple. E Gmail? Google gestisce praticamente l'intera comunicazione di mezze università italiane che sono messe. Cosa c'entra questo con la pandemia? Poco o niente, se non che la pandemia, come ho detto prima, non è stato null'altro che una vera emergenza che ha consentito di prendere atto del fatto che gli stati hanno bisogno di dati, i dati li hanno tendenzialmente le compagnie private. La pubblica amministrazione ha grandi moli di dati, ma sono moli di dati che sono poco fruibili, sono fatti da banche dati tecnicamente che non comunicano, il che paradossalmente è stata una delle garanzie per noi cittadini, perché ovviamente qual è la forza dei dati? Non è il singolo dato,
A nessuno frega niente che Carlo Blengino sia qui quest'oggi o che voi siate, ma la massa di dati, la ruminazione, l'incrocio e gli algoritmi, quelli che chiamiamo intelligenza artificiale, sono il vero patrimonio di quei dati. Ora, le tendenze che noi vediamo sono cercare da parte del potere statuale, che devo dirvi mi fa molta più paura del potere delle big tech, perché il potere delle big tech può far paura, ma sono delle compagnie che vogliono far soldi, cioè la finalità è molto chiara, vogliono fare del grano. La finalità degli stati è molto bella e anche molto volubile, nel senso che chi è oggi il dissidente, chi è oggi quello da mettere via, e la pandemia su questo punto ci ha insegnato tante cose, ma voi vi ricordate i runner? Cioè c'è stato un momento in cui i runner erano i nemici e tutti ci siamo convinti che cazzo era colpa dei runner, cioè li inseguivamo nelle spiagge, ma era una follia. Ma guardate che e il Green Pass, non do un giudizio di valore, è chiaro che è servito per far vaccinare la gente, ma diamone atto, è che si è scoperto, voglio dare la buona fede, inizialmente si pensava che questi vaccini effettivamente proteggessero e quindi forse il Green Pass una ragione ce l'avesse, dal punto di vista sanitario si è capito subito che non aveva alcuna finalità il Green Pass di proteggere dalla trasmissione del virus, ma ormai serviva quella roba lì. Però badate, vi do un cotè tecnologico. Il Green Pass è un test, ma non è che lo sto dicendo come complottismo, è come dire, ammesso nel regolamento stesso. È un test europeo per creare un'identità digitale comune, cioè il ricorso al QR code e al sistema di lettura tramite app protette, eccetera, eccetera, è un test. Cioè, l'infrastruttura del Green Pass è complicata, cioè il gateway europeo che è stato generato non è una roba che dice vabbè lo facciamo per 3 mesi e lo buttiamo giù, cioè hanno messo su un ambaradan mica da ridere, per cui tutti i Green Pass europei, perché è chiaramente un sistema di test, ma questo dichiarato da parte della stessa Commissione, per creare un sistema di identità digitale europeo, il che va anche bene. Tutto dipende da quali saranno le finalità, da come saranno mosse. E siccome ogni creazione di banca dati è un rischio, questo è da tenere presente quando noi sottovalutiamo i rischi legati alla digitalizzazione e alla... Quando è stato creato il problema del Green Pass, la prima cosa che uno doveva porsi è dire ma scusatemi però, quando noi ci vacciniamo ci danno un certificato vaccinale, ma non basterebbe mostrare? Tra l'altro nella prima fase della pandemia ci hanno fatto autocertificare la qualunque, cioè abbiamo fatto delle autocertificazioni che in punto di diritto non valevano niente, perché l'autocertificazione è la certificazione di uno stato e non dove voglio andare, invece lì autocertificavamo dove dovevamo andare, perché cioè, una roba che non serviva a niente. Quando poi ci sarebbe stata una vera autocertificazione da fare, sono vaccinato, quello, c'è la legge del 2000 che ti dice quel certificato lì, no, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'app, e poi l'app Io, e poi l'app Pago PA, e poi tutta questa roba ha una finalità di generare dati, che sono poi utili per lo Stato, per ogni cosa. Guardate, io tutte le volte che parlo di queste cose penso a una frase detta 15 anni fa da Eric Schmidt, ex CEO di Google, che diceva verrà un tempo in cui internet non ci sarà più, non ci accorgeremo che c'è, sarà come l'elettricità, l'ho copiata già prima questa frase, e noi risolveremo tutti i problemi del mondo, perché è abbastanza vero che risolveremo tutti i problemi del mondo. Se noi volessimo, se decidessimo che l'evasione fiscale è una vera evasione in Italia, togliamo il contante e noi abbiamo risolto l'evasione fiscale. Mettiamo tutte le banche dati, fatturazione elettronica, tutte le carte di credito, eccetera, e noi abbiamo risolto il contante. E vi
evidente questo, no? Non è che sia un problema. Poi c'è un cotè diverso, perché con lo stesso procedimento, sempre parlando di uso securitario, noi abbiamo avuto un approccio e stiamo vivendo un approccio col PNR, tutti i comuni d'Italia stanno piazzando telecamere da tutte le parti, quando è ormai noto in letteratura che la telecamera non ha nessun valore di prevenzione, ha al massimo un valore in sede di law enforcement, cioè dopo che è stato commesso il crimine. Ma il fatto di mettere le telecamere non è una scelta politica che riduce il crimine, semmai lo sposta da un'altra parte. Cioè, tutte le volte che c'è un quartiere, se io avessi una politica ben fatta, se io ho un quartiere ad alta delinquenza, un politico dovrebbe dire: perché ho un'alta delinquenza? Perché non ho servizi, perché c'è disagiato, perché non c'è lavoro, perché non ci sono strutture pubbliche. Se la risposta è: ho alta delinquenza, lo riempio di telecamere, io non ho fatto una scelta politica, ho fatto una scelta politica stupida, legata a un soluzionismo tecnologico che mi fa dire sul giornale: abbiamo risolto il problema perché nel parco davanti alla stazione di Como, dove erano andati a mettere delle telecamere a riconoscimento facciale, ma neanche ci fossero stati i Velociraptor, potevi mettere una roba di questo, e infatti il garante privacy li ha bloccati. Ma adesso a Torino stiamo lavorando per bloccare un progetto che si chiama Argo, che prevede 350 telecamere che, siccome il riconoscimento facciale ormai si è capito che è una stronzata, scusate l'espressione, nel senso che è pieno di falsi positivi, non ha nessuna certezza, ha dei bias di tipo razziale spaventosi, allora dice: no, ma non facciamo riconoscimento facciale, sono tecnologie intelligenti per cui riusciamo a seguire una persona per come è vestito, per come cammina. Dico: ma guardate che è la stessa cosa, cioè sempre dati biometrici sono, non è che potete fare una roba di questo genere. E però questa roba è sbandierata come una scelta politica per la tutela della pubblica sicurezza, quando i dati ti dicono che non è così che si fa pubblica sicurezza, no? Cioè lo fai con scelte politiche diverse. Allora noi viviamo in questa fascinazione del tecnologico e dell'acquisizione di dati, a cui la pandemia ha fornito un cotè splendido, perché oggettivamente più dati hai e più puoi risolvere, più era un'emergenza vera, quindi non sto dicendo che fosse tutto artefatto, era tutto vero, però certo ha dimostrato come, colta l'occasione, si va in quella direzione lì. Do un ultimo passaggio, solo perché il ragazzo lo ha accennato facendo la domanda prima al professore. In questo momento tutti gli stati europei, un po' tutti gli stati, chiaro che gli stati europei hanno un po' più difficoltà rispetto a una Russia o una Cina, perché siamo in democrazia e perché l'Europa ha infilato nel 2000, Dio gliene abbia merito, un nuovo diritto fondamentale, che è il diritto alla protezione dei dati personali. E quindi i governi hanno una qualche difficoltà. E questo diritto, che è l'articolo, leggetevelo, l'articolo 878, non mi ricordo più se era 78, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ti dice che i dati non è che conferisce a noi un diritto sui nostri dati, quello è, infatti è un diritto alla protezione dei nostri dati, non è un diritto sui nostri dati. Purtroppo si prende atto che io stesso non voglio dare l'impressione di dire: oddio, cioè, ormai è così, cioè siamo online costantemente e quei dati ci saranno. Però dice: devono essere trattati lealmente, con una base giuridica che può essere il consenso, che sappiamo che non ha funzionato, tant'è che GDPR poi ha un po' corretto il tiro, o una base giuridica stabilita per legge. Così come, per entrare, per citare un diritto che abbiamo, come dire, assimilato perché ha 300 anni di storia, nel domicilio nessuno può entrare in casa mia, a meno che non ci sia una legge, riserva di legge, che prevede i casi, e un provvedimento giudiziario che ne autorizza
la ricorrenza in quella circostanza, no? Quindi c'è una riserva di legge. E la riserva perché è di legge? Perché si presuppone che la legge sia il frutto di una discussione democratica in Parlamento, ok? Allora, io tratto un dato per una finalità determinata e lo tratto se c'è una legge che per quella finalità mi autorizza a trattarlo. Questo è il sistema che abbiamo inventato in Europa e che si sta diffondendo un po' in tutto il mondo. Adesso l'America lo sta adottando un po' a pelle di leopardo tra i vari stati, ma finiremo lì. A un certo punto, però, durante la pandemia, in un decreto che è il decreto Capienze, perché poi noi abbiamo questa meravigliosa cosa per cui ogni tanto nel decreto sugli ascensori fichiamo la norma che è, ecco lì, nel decreto Capienze hanno modificato 3 righe del GDPR togliendo la riserva di legge per tutti i trattamenti per pubblica necessità e legate ai pubblici poteri. Questo piccolo cambiamento è un cambiamento epocale, di cui si è parlato molto poco, che depotenzia totalmente il garante della privacy, perché ogni amministrazione potrà, con un provvedimento di carattere generale, essere autorizzata a trattare dati di altre amministrazioni e di cosa che noi stiamo già vedendo. Guardate, io non ho nessuna simpatia per chi non si è vaccinato, eccetera, eccetera, però il sistema di sanzione per chi non si è vaccinato degli over 50 è un sistema che è orrendo. Per adesso non sta funzionando perché ci vorrà un po' di tempo, perché ad applicare la sanzione, che è una sanzione di 100 euro una tantum, quindi stupidaggine, ma anche quello mi dà l'idea che sia un test. Qui sono un po' complottista, però l'applicherà l'Agenzia delle Entrate sulla base delle banche dati del Ministero della Sanità dei vaccinati e eventualmente delle banche dati fornite degli esentati, perché non è che tutti i non vaccinati sono non vaccinati perché sono Novax e gli devo dare una bastonata di 100 euro sulla testa. Magari c'è gente che non si può vaccinare. Sono riusciti a creare una sanzione automatica con cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate su un dato sanitario che, consentitemi, io il mio dato sanitario di vaccino lo do al Ministero della Sanità, magari non lo do all'Amministrazione delle Finanze, così come nel momento in cui io non pago 3 bollette dell'Enel, non è un dato particolarmente riservato, ma se sulla base di quella mia mancata pagamento di 3 bollette dell'Enel mi viene rifiutato il mutuo per mandare mia figlia a scuola sulla base di un algoritmo che è andato a recuperare quel dato sulla base di un'autorizzazione che ha deciso non so chi, io forse qualche problema ce l'ho. Cioè, nel momento in cui io ho algoritmi potenti che matchano diversi dati concessi o magari anche pubblici, cioè, e qui vi lascio l'ultimo concetto che credo sia ormai entrato, la privacy c'entra poco o nulla con la protezione dei dati. La protezione dei dati non è tanto legata alla riservatezza del dato, è legato al fatto che quel dato venga modificato nella sua finalità. Per farvi capire che cosa sto parlando, faccio sempre questo esempio che mi sembra evidente. Qualche anno fa un editore bergamasco ha avuto la bella pensata di andare su Facebook, scaricare tutte i profili pubblici delle ragazze infracinquantenne single. Le ha stampate, ha fatto un volume, le cinquantenne single della provincia di Bergamo, e lo ha messo a 5 euro in vendita alle edicole. Quando gli sono volati sul collo, e lui ha detto: ma sono dati pubblici, ma c'ha ragione, sono dati pubblici, sono lì, sono su Facebook. Cosa era successo lì? Era cambiata la finalità. Guardate che quando i giornalisti, e questo lo ripeto sempre, c'è l'incidente, l'orribile incidente stradale, vanno su Facebook e fanno man bassa delle foto della vittima, della cosa,
fanno un'operazione che magari in alcuni casi è coperta dal diritto di cronaca, ma è totalmente contraria al diritto alla protezione dei dati. Io su Facebook la mia foto in costume da bagno la metto per una finalità, non perché poi quella foto, solo perché pubblica. 15 giorni fa l'autorità garante italiana ha sanzionato con 20 milioni di euro una società, Clearview AI californiana, che ha, ci siete anche voi, 2 miliardi e mezzo di immagini che sono semplicemente la scansione di tutto il web. Lui ricava tutti i visi delle persone, fa dei visi il riconoscimento facciale, li tagga con dove li ha trovate, qual è il coso, nome e cognome, se ha riperito il nome e il cognome, e ha un sistema di intelligenza artificiale per cui se voi inserite la vostra fotografia, lui vi restituisce chi siete, dove abitate. Questo si chiama Clearview. Questi fanno scraping della rete su dati pubblici, cioè non c'è nessun problema di riservatezza su quei dati. C'è un problema pazzesco di protezione dei dati personali. Ecco, la pandemia ha generato l'occasione, questa volta per gli stati, di progressivamente ampliare la possibilità di acquisire dati. Ormai non c'è più legge che non preveda il fatto che io abbia la PIO piuttosto che non la cosa, perché tutto questo genera. E questo è uno degli insegnamenti e delle conseguenze che noi avremo di questa pandemia. L'ultimo concetto: c'è un'isteresi dei diritti. L'isteresi è quella cosa per cui il volume, la grandezza di un volume è determinato anche dalle grandezze precedenti. Cioè, man mano che noi ci abituiamo a avere dei diritti compressi, eccetera, eccetera, difficilmente si riespanderanno come erano prima. Noi continuiamo, ormai questa cosa di far vedere un documento quando entriamo, c'è entrata dentro. Il fatto di memorizzare tutte le nostre cose, quando cambiamo telefono, passiamo delle ore per spostare migliaia di foto che non vedremo mai, che non ce ne frega niente, che non è da un telefono all'altro, perché ci abbiamo questo panico qua. Io sono 15 anni che non ho la carta d'identità e continuo a dirle: ma come non hai la carta d'identità? No, ma non c'è nessuna norma che mi imponga di avere la carta d'identità. Io non ho fatto la carta d'identità. Eppure adesso dice: ma come non ti fai, ma quando vai, ma mica è necessario sempre farsi identificare. Ci sono cose che resteranno e la tecnologia verrà usata ed è usata per progressivamente, altro che biopolitica. Tant'è che noi continuiamo a dire habeas corpus, habeas data, cioè tutti i diritti sono nati 1200 Magna Carta sul corpo fisico, con l'habeas corpus. Oggi abbiamo bisogno di un'habeas data, cioè del fatto che si riconosca il corpo digitale delle persone e che sia tutelato allo stesso modo di come sono tutelati i diritti analogici. Tant'è che io chiudo sempre dicendo: non ci sono diritti digitali nuovi da tutelare, ci sono diritti fondamentali in era digitali che devono essere. Io forse mi fermerei qua, ne sono a disposizione. Grazie. Domande? Osservazioni? Vai. No, ci sei tu.
Sì, ma è dichiarato. È dichiarato nella strategia nell'agenda strategica dei dati dell'Unione Europea e anche dell'Italia, questo è dichiarato. Anche lì, leggiamo in filigrana, i social media, le big tech sono cattive, cioè il mainstream, la notizia è Facebook è cattivo, ci ruba i dati, eccetera, eccetera, dobbiamo avere una sovranità digitale europea, perché non possiamo permettere che siano company americane della Silicon Valley a decidere A, come facciamo immuni, B, chi può dire che cosa sui social, eccetera, eccetera. Tutta questa campagna, pensate a Schrems e all'esportazione dei dati, non so se avete visto in questi giorni, ieri Biden ha detto che hanno raggiunto un accordo sul trasferimento dei dati dall'Europa all'America, perché dopo lo scandalo Snowden, eccetera, eccetera, a un certo punto ci sono state tutta una serie di vertenze, adesso spiegarle sarebbe un po' complesso, per cui era saltato il sistema per cui il trasferimento dei dati dall'Europa all'America era legittimo. Okay? In questo momento non è legittimo, ma ieri si sono assicurati, è arrivato Biden e ha detto, beh, allora noi vi diamo il gas, voi smettete di romperci le palle su questa cosa di Google che vi porta i dati via i server, eccetera, eccetera. Questo vi fa capire quanto vale quella roba lì. Cioè, se voi vedete la comunicazione di ieri di Biden e della von der Leyen, hanno parlato di due cose: vi diamo il gas, abbiamo raggiunto l'accordo sui dati. Erano anni che l'Europa rompeva le palle all'America su questa cosa dei server americani, con la scusa che l'NSA, dopo Snowden, ha rivelato che l'NSA cedeva. Vero, grosso problema. Il DIS italiano e tutti i servizi segreti italiani hanno accesso a tutti i dati dei provider italiani. Il gioco è paritario. Il gioco della sovranità ha un suo fondamento. Mi scusi, Gmail di fatto legge le mail, lo sappiamo tutti, ok? Quando lei si dimentica, dice ti allego il file, poi ti ne dimentichi, ti appare la cosa, dice scusa, avevi detto che ti hai allegato il mail, e che è un servizio comodissimo, però ti verrebbe da dire scusa, ma fatti i cazzi tuoi. No, c'è un articolo della Costituzione che dice le comunicazioni sono riservate, ok? L'altro mi dice, scusa, hai detto che legavi il file? No, l'hai legato. Ora, metà degli istituti di ricerca italiani usano Gmail, ok? È un patrimonio o no per gli americani sapere esattamente su che cosa stanno lavorando le università italiane o no? E la pubblica amministrazione? Allora, è vero che c'è necessità di una sovranità digitale. Dipende da qual è la sovranità, perché nel contempo io, per esempio, che faccio il penalista, e quindi il mio nemico, figurato, io detengo dati che la prima persona a cui non devo farli vedere è la Procura della Repubblica, cioè lo Stato italiano, ok? Io non mi posso permettere di avere un provider italiano, perché i provider italiani arriva il carabiniere e dice scusa, op, glielo danno. Io uso provider americani, i quali non rispondono minimamente alle richieste di accesso. E questo quindi in quel caso per me è un vantaggio. Allora, è molto complicata. Quando ci raccontano della sovranità digitale, per molti versi hanno pienamente ragione, per altri versi può essere un problema. C'è uno dei piani del PNR, è il piano Colao, che vede team Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo come capo cordata di un grande cloud nazionale in cui tutte le amministrazioni ficcheranno i dati, combinato con il decreto capienze che vi ho spiegato prima, dove ogni amministrazione potrà accedere ai dati dell'altra amministrazione non più sulla base di una legge ma sulla base di un banale atto amministrativo. Lì si creerà un data lake dove noi cittadini saremo totalmente trasparenti a fronte di una elaborazione di quei dati che sarà totalmente opaca,
perché quando a lei rifiutano il mutuo in banca e non lo rifiuta il funzionario che ha davanti, lo rifiuta l'algoritmo che si è già mangiato tutti i suoi dati da anni e sa benissimo se lei pagherà o non pagherà, lei non ha la più pallida idea di quali dati stia mangiando quell'algoritmo per dire che lei deve pagare quello o non può pagare quello. Quindi avremo una totale trasparenza, è quella che noi chiamiamo la trasparenza asimmetrica. Avremo delle black box che danno i risultati e avremo invece una totale trasparenza da parte di te. Questo è un rischio che noi stiamo correndo, ma è dichiarato. Vada a leggersi il PNR e trova. Poi va a scoprire, sovranità digitale, che Tim farà questa gara con Nuvol, nuova società creata. Nuvol vi dice qualche cosa? Nuvol, Google, Nuvol? Eh sì, perché è una joint venture tra Google e Tim. E quindi uno dice, ma scusa, ma dovevamo fare il corso nazionale? Poi i server sono quelli di Google. Questo è ancora un altro problema. Ho anche un'altra curiosità, però se non vuoi togliere... Allora, quello che sì che ho letto su quello che è successo in altri paesi, in particolare in Corea del Sud o in altri paesi del Sud, dell'Asia, è che loro hanno fatto un tracciamento molto più efficace e anche in violazione della privacy probabilmente hanno anche geolocalizzato, no? Allora perché gli americani hanno, se ho capito bene, ostacolato questa attività di tracciamento anche includendo la geolocalizzazione nel nostro paese, nei paesi occidentali? E come hanno fatto invece loro a farlo? Cioè, con quale sistema sono riusciti? Cioè, hanno usato anche loro le deepfake americane con un altro tipo di No, loro hanno fatto delle... tendenzialmente era molto variegata la situazione, dipendeva dai paesi. In alcuni paesi, Singapore per esempio, ha fatto dei token che non erano appoggiati su un dispositivo, non usavano lo smartphone, ma erano dei veri e propri token, cioè delle chiavette, come le chiavette chiavette Bluetooth che avevano la geolocalizzazione. In altre parti lo hanno fatto. Tenete conto che in alcuni paesi, voglio dire in Cina, usano Android, ma non è l'Android, siccome Android è un sistema aperto, è un Android in cui il governo fa quello che vuole, non dipende più da Google, non so se mi spiego, e gli Apple non ci sono, cioè ci sono nel senso che se li comprano è finito lì. Perché lo hanno fatto? Questa è una domanda interessante. Uno, intanto c'è una ragione commerciale, we take care very seriously, no? Cioè we take privacy very seriously, loro lo dicono sempre, se lei si legge le 2300 pagine della privacy policy di Apple, che è un po' più lunga dell'Amleto di Shakespeare, quindi le consiglio di leggere l'Amleto di Shakespeare, però se se li legge, loro hanno fatto una battaglia di questa cosa, delle funzioni di criptatura, perché tutti i sistemi americani hanno di fatto fregato tutte le polizie del mondo, rendendo efficace un diritto fondamentale, che è la riservatezza delle comunicazioni, implementando i sistemi di criptatura hand-to-hand. Per due ragioni. Uno, non venite più a rompermi le palle, io non so che cosa si dice la gente. È un diritto fondamentale, fin tanto che c'era un server di mezzo, tutte le polizie andavano per intercettare, che è quello che succedeva nelle vecchie intercettazioni telefoniche. Adesso che sono tutte criptate, nessuno può più dire niente a Facebook o a Meta per WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera. Tanto è tutto criptato. Perché l'hanno fatto? Tanto si tirano fuori. Due, da un punto di vista commerciale, io tutelo la tua privacy. Terzo, io i dati li ho, la tua geolocalizzazione ce l'ho perché sono proprietario del tuo dispositivo, a differenza di quello che tu credi. Ma perché deve averli anche lo Stato? C'ho un vantaggio. Ho un vantaggio competitivo, e come? E quindi hanno fatto... Guardi, la stessa cosa è capitata 6-7 mesi fa. L'Europa ha fatto un provvedimento
vergognoso, che è il famoso chat control. Qui l'emergenza era la pedofilia, che funziona sempre, perché ditemi uno che noi non riduce davanti alla pedofilia, allora di fronte alla pedofilia dice... Per cui tutte le chat, comprese quelle criptate, dovevano implementare un sistema di riconoscimento delle foto pedopornografiche, che sono contenuti in grandi banche dati e sono, hanno un content ID, per cui così come sì, con una tecnologia che è stata sviluppata nel campo del diritto d'autore, per cui se lei tenta di caricare un video su YouTube che ha una musica che è protetta, non va perché c'è questo problema. Prima che questo chat control, che avrebbe comportato un onere per tutti i provider di messaggistica elettronica pazzesco, violando la riservatezza delle comunicazioni dei loro clienti, Apple ha detto, non so se l'avevate letto, implemento il sistema operativo con un sistema che in locale sul vostro telefono rileva se ci sono coincidenze tra foto che voi caricate e foto taggate sul, su questa banca dati di pedopornografia. Se lo rileva, lo segnaliamo, se tu la comunichi, a quel punto parte la segnalazione verso le autorità di controllo, ok? Implementando un sistema abbastanza geniale, anche faticoso, sul coso, che però evitava a loro e a tutti i provider di messaggistica di implementare, lo collegava al, al dispositivo in locale, un po' quello che hanno fatto con i Muni, aprendo quella, quella API sul loro sistema operativo. Perché lo fanno? Perché meno gli stati, le polizie, l'enforcement entra nei loro sistemi operativi, meglio loro proteggono il loro know-how e soprattutto la raccolta dei dati. Non parlo di Kaspersky, ma di quello che stiamo ignorando verso la Cina. E quindi se c'era una discussione nei vostri center, ok, in merito a questo. Sì, c'è e non solo nei nostri centri. Sì, c'è e non solo nei nostri centri, ma tenga conto che da agosto dell'anno scorso è stata creata una nuova authority in Italia, che è l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ovviamente sta lavorando anche sugli hardware e i software di produzione cinese. In quella vicenda che ho accennato prima del sistema Argo, a un certo punto nelle interlocuzioni che abbiamo avuto in questo tavolo tecnico col comune, uno dei portavoce, ovviamente era della Lega, dice: ma noi abbiamo già speso 400.000 euro per prendere. Dico: ma e che telecamera avete comprato? Hanno comprato delle telecamere cinesi che sono bannate in America per questione di cyber security, perché avevano, guarda caso, una chiamata sospetta a server cinesi. Questo è sbiancato dicendo: ma come? Dico: eh sì, cioè queste qua in America non le possono comprare, basta fare una segnalazione, probabilmente quell'acquisto lì andrà in vacca, sono soldi nostri, apro parentesi, chiudo parentesi. Quindi c'è tutto un lavoro da fare su questo, però è attenzionato, non è così. Poi sa, non c'è niente da fare, cioè questa guerra ci ha insegnato che comunque, cioè, si diventa nemici nell'arco di Dio. Io non ho idea, non so dirle, è un disastro, ed è per quello che bisogna limitare. Uno dei principi fondamentali della data protection è minimizzazione dei dati, minimizzazione e limitazione della conservazione, cioè li raccogli solo quello che ti serve. Quando hai finito di farlo, cancelli il dato. Questi due principi sono la cyberigiene, noi la chiamiamo, cioè la base. Sono totalmente nei server delle pubbliche amministrazioni italiane, ci sono dei dati del tutto inutili, ridondanti, che però passa mai,
Ma però anche noi facciamo così, cioè, che, appunto quello che dicevo prima io delle foto, si sa mai che un giorno, tanto non costa niente tenerci. Altre domande? Sì, volevo chiederle. Che rapporto c'è tra le aziende, la Silicon Valley, le big tech, con il governo americano? C'è un rapporto di subordinazione, c'è un rapporto di... C'è stato un grande amore, nel senso che, come ho detto, dagli anni 80 fino, direi, agli anni... fino a Trump. C'è stato un grande amore e sono state la testa di ponte di oggettivamente di una colonizzazione importante di tutta l'Europa, di cui stiamo pagando adesso le conseguenze e che pagheremo anche in futuro. Con Trump qualcosa si è rotto e il sistema della comunicazione, e lì tutto il problema della disinformazione, delle fake news, eccetera, eccetera, sono state un sintomo molto forte di una rottura. Però, voglio dire, è del tutto evidente che Biden, quando ieri ha fatto l'accordo, o annunciato un accordo sul trasferimento dei dati, stava difendendo le big tech, che avrebbero avuto un colpo terribile se non si fosse concluso questo privacy shield con gli Stati Uniti d'America. Quindi è un rapporto di amore e odio. Per la mia esperienza, loro sono molto attenti, cioè la vicenda Snowden, che aveva rivelato inizialmente una vicinanza a danni del cittadino, nel senso come se le big tech avessero volutamente fornito, quello non è mai stato dimostrato. Cioè è stato dimostrato che l'NSA e tutto il sistema di intelligence americano tentava, anche contro la volontà delle big tech, di accedere a quei dati. Grandi cause americane, io ne ho viste, delle big tech contro lo Stato. Vi ricordate l'iPhone di San Bernardino, la strage di San Bernardino, quando l'NSA, l'FBI chiese alla Apple di aprire l'iPhone dell'attentatore di San Bernardino, morto, cioè l'attentatore era morto, quindi non c'era un problema di privacy. E la Apple si rifiutò e andò alla Corte Suprema dicendo: noi non possiamo essere obbligati ad aprire, a forzare un sistema operativo di un iPhone che costituirebbe una debolezza di tutti i sistemi. Poi l'FBI disse: va bene, ha ritirato la causa. La Corte Suprema non si è mai pronunciata su una vicenda delicatissima e molto affascinante. Non è che conosca gli avvocati di Apple, ma conosco la capacità di spesa di Apple e quindi immagino che avesse degli avvocati con le palle. Il fatto che sia andata alla Corte Suprema, penso che avessero carte molto forti e che l'FBI a un certo punto ha detto: va bene, grazie, così non ci interessa, l'abbiamo già... Ok, no, perché mi chiedevo come se... Cioè, però quindi non è che rispetto anche al caso Snowden, non è che in ultima istanza poi quei dati che hanno quelle compagnie vanno al governo americano? No, allora, appunto, rispetto a una situazione cinese dove la certezza è che ce li ha il governo cinese, lì le direi no. Cioè gli americani in quello, loro non hanno un diritto alla protezione dei dati, ma hanno un fortissimo senso della privacy. Cioè le sentenze come quella che ho citato prima, Relay versus California sul cellulare, e per esempio in materia di metadati delle conversazioni, là sono molto più tutelati. Cioè le compagnie che detengono i metadati delle comunicazioni, che come vi ho detto prima sono di fatto una sorveglianza di massa, negli Stati Uniti d'America, un'altra sentenza che è Carpenter verso California, la Corte Suprema ha detto: no, la procura non può accedere a quei dati. Da noi in Europa la procura può accedere a quei dati. Adesso può accedere con un decreto del giudice per le indagini preliminari, fino a un anno fa poteva direttamente il procuratore della Repubblica. Sono arrivati molto prima gli americani a tutelare per esempio quella banca dati lì rispetto a noi europei, che pure abbiamo il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale, perché là la privacy
è molto forte. La privacy è nata là, cioè Boston 1860, ed è nata per la tecnologia. Se volete, questo qua sono proprio due minuti, è molto bella come è nato il concetto di privacy. È nata per la tecnologia, è nata fino all'800 perché la Kodak aveva inventato la macchina fotografica istantanea. Fino a quel momento, per farti una fotografia, non potevi che saperlo, perché dovevi stare fermo davanti al daguerrotipo. Nel momento in cui la Kodak inventa la macchina fotografica istantanea, tu puoi rubare una fotografia, cioè puoi prendere l'immagine di una persona, quindi prendere un dato che non era informatico, ma era un dato astratto, e portarlo via. E una famosa ballerina fu fotografata in calzamaglia. Brandeis, che poi fu giudice della Corte Suprema, scrisse due paginette, The Right to be Alone, difendendo la ballerina, e inventò di fatto il diritto alla privacy nel 1890 a Boston. Questo è. Grazie. Ringrazio l'avvocato Lengino. Ringrazio.